guardare, voglio da bere, voglio fumare, fammi sballare, voglio sognare. Un buon sabato pomeriggio da Tony D'Eugenio. Questa nuova puntata di Balearica, questo ritorno del sabato, e in sottofondo c'è una traccia veramente veramente eccezionale, composta, arrangiata, creata, pensata dello special guest di questa puntata, Mexico. Adesso Mexico ti presenta e tra i tuoi progetti e le sue tracce. Ciao Mexico. Questa è una traccia che ho pensato di farvi sentire anche prima a tutti, amici di Paradise. Volevo anche ricordarvi che sono facendo delle riprese di Instagram. E ci sono tanti progetti, tanta roba. Intanto le notte avanza. E adesso vi lascio a Burazzi di notte. Bellissimo brano, veramente bellissimo brano di questo artista torinese, ormai super affermato. La differenza fra me e lui è che lui lavora con il suo Ableton, fa i suoi live, è molto sofisticato, mentre io sono ancora rimasto allo stato primitivo, CD player, no tractor please. No, va bene, ma io mi faccio sempre comunque aiutare da grandi amici, tipo Dario, tipo Francesco, tipo Moreno, tipo Gigio, che volevo salutare, tutti gli amici della Nastro Records, un bacione. E adesso una produzione Tony D'Eugenio Magic Meco, Acrobatic Punk, appena uscita dalla pancia del nostro Ableton. Un buon ascolto su Balearica, Acrobatic Punk, Magic Meco e Tony. Thank you.
Acrobatic Punk. Acrobatic Punk, una nuovissima produzione, Magic Mac, Tony D'Eugenio, nata nella pancia del Magic Studio dopo mille traversie. Comunque speriamo che vada tutto bene, anche perché Magic Mac è una garanzia, lui non c'entra a fare, l'Ableton lo usa come i cellulari. E adesso cambiamo totalmente genere, andiamo verso il Sud America, ci spostiamo verso l'Argentina. Penultimo album di Guti, un album che ha avuto molto successo, uscito nella primavera dell'anno scorso, Patio de Juegos. Brano omonimo per la Desolat, Patio de Juegos Guti, oggi alle 17:41 su Spreaker Radio, Baleanica. Patio dei Juegos su Balearica, ormai si sono spenti i fuochi di Zenki, anche quest'anno è stata una stagione veramente veramente eccezionale. Al top la discoteca al top quest'anno è stata Ushuaia, nonché lo Space, visto che era uno davanti all'altro, ma anche le altre discoteche si sono difese molto bene. Adesso l'estate è finita, ritorniamo ai nostri vari serate, club, festival, una fine mezza, è appena finito l'Ade di Amsterdam e adesso aspettiamo i vari festival tipo il Movement, le serate dei migliori club. E adesso rimaniamo sempre a casa nostra con un grandissimo artista che anche quest'anno all'Amnesia si è dato veramente da fare, ha avuto un grosso successo con la serata Music On. Lui è Marco Carola, la traccia è Black Box, tratto dal suo ultimo LP. Marco Caro.